sull'etichettatura obbligatoria di origine è proprio questa, perché noi non possiamo vietare a chi vuole vendere a un prezzo più basso di farlo. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo garantire attraverso i controlli che ci sia il rispetto della salute delle persone, che i prodotti che vengono messi in commercio corrispondono a quelli che sono gli standard del nostro paese, e questo deve fare tutta la comunità europea, che devono essere rispettosi della salute delle persone, e poi noi dobbiamo valorizzare quelli che sono i nostri prodotti locali. Ministro ci ha onorato nella sua visita e credo che non poteva trovare azienda più esemplare per la salubrità, per correttezza. Il ministro era bracciante agricolo, ha preso sempre le difese dei lavoratori che sono sfruttati, ha fatto battaglie sindacali non indifferenti e credo che non ci potesse essere il ministro dell'agricoltura migliore della ministra di agricoltura. Io sono onorato di rappresentare questo territorio. Avrò dei suffragi, lo so, non so se basteranno, probabilmente sì, perché il vento caldo che sentiamo in pompa in altre campagne elettorali non l'avevo avvertito in questi termini. Vorrei essere eletto perché ho la maturità giusta per rappresentare un territorio, l'esperienza giusta, l'ho detto già in qualche altro comunicato, ma vorrei essere eletto per dare la giusta soddisfazione politica, non soddisfazione personale, a tanti amici che mi sono sempre stati vicini e che con me hanno sofferto molto. A parte il dato, diciamo, personale egoistico, perché sarei un ipocrita se dicessi che non avrei piacere nell'essere eletto, io ci tengo a voler spingere con forza i temi territoriali, rappresentarli nelle giuste sedi, con la forza di chi? Con la forza loro, chi l'ha votato. Io devo dar conto alle persone che mi votano, devo dar conto alle persone che credono nel nostro progetto e ringrazio Nicola Caputo e tutto il Partito Italia Viva che mi ha dato questa opportunità di poter partecipare.